Buongiorno, sono Monica Santoro e per la RSI lavoro come Channel Manager per i social media. Se il nome della mia funzione non vi aiuta a capire esattamente che cosa faccio di lavoro, non vi preoccupate perché in questo video ve lo spiego. Partiamo dalle parole più di uso comune, social media. Non devo di sicuro spiegare che cosa sono, ma spesso e volentieri mi viene chiesto come mai la RSI e il servizio pubblico di conseguenza si debbano occupare di social media. In realtà la risposta è molto semplice ed è all'interno del nostro mandato. Noi dobbiamo essere là dove il pubblico si trova. E il nostro pubblico ormai da decenni massicciamente si trova sui social media, ovvero su queste piattaforme, anche dette piattaforme terze. Le piattaforme terze rispetto alle piattaforme che più conosciamo come la radio e la televisione si comportano secondo logiche completamente diverse. Stiamo parlando di logiche di mercato, stiamo parlando di una velocità di cambiamento molto elevata. Le piattaforme possono nascere, crescere e morire nel giro di mesi. Da qui la necessità non solo per la RSI ma per tutte le consorelle di avere qualcuno che queste piattaforme le studi, sia dal punto di vista tecnico, e quindi per esempio il famoso algoritmo, ma anche e soprattutto dal punto di vista del consumo da parte del nostro pubblico. Ovvero io cerco di rispondere alle domande: quali piattaforme utilizza il pubblico della Svizzera di lingua italiana, come utilizza queste piattaforme e che cosa si aspetta da queste piattaforme. Con queste informazioni, assieme alle persone all'interno della RSI che i contenuti sul digitale li creano, cerchiamo di creare e adattare i contenuti di servizio pubblico di qualità per avere la visibilità maggiore e raggiungere nel modo più efficace e efficiente possibile il nostro pubblico. Certe volte il contenuto va adattato nella sua forma, certe volte addirittura va creato direttamente sulla piattaforma. È evidente che è un lavoro molto veloce, non ci si annoia mai, ogni giorno c'è qualcosa da imparare o da studiare e questo è un lavoro che è diventato ancora più veloce da quando c'è stata la pandemia di coronavirus. Improvvisamente tutto il mondo si è riversato online per cercare informazioni, per cercare conforto e talvolta anche per cercare un po' di svago da un momento veramente difficile e complicato. Noi come RSI, come servizio pubblico, avevamo i contenuti e abbiamo i contenuti verificati di qualità che potevano aiutare il nostro pubblico soprattutto nel periodo di confinamento, nel periodo più complesso e più difficile per il nostro pubblico. Il mio compito quindi è stato quello di cercare di rimanere in contatto più possibile con le piattaforme per capire le loro evoluzioni, per cercare di informarli della qualità dei nostri contenuti per avere la visibilità maggiore. Dall'altra parte sono rimasta in contatto con chi faceva il mio stesso lavoro negli altri servizi pubblici europei, quindi l'EBU, che ha fatto un grosso lavoro di scambio di informazioni, e con queste informazioni cercavo anche di aiutare i colleghi che creavano i contenuti per il digitale per cercare di raggiungere in modo più efficace appunto il nostro pubblico. Abbiamo imparato tanto, personalmente ho imparato tanto. Chi ha lavorato su digitale ha fatto veramente gruppo in quest'ultimo periodo. Il lavoro è stato tanto e penso che con quello che abbiamo imparato potremo affrontare i prossimi mesi perché la pandemia non è finita e le piattaforme non hanno smesso di evolvere. Con quello però che ci portiamo a casa e da questi mesi possiamo continuare anche in modo più efficace a portare contenuti di qualità, a portare contenuti di servizio pubblico là dove il pubblico si trova, indipendentemente che siano piattaforme radio, televisive o le famose piattaforme terze.